Siamo giunti alla ultimo, donna, all'ultima concorrente, immagino. Però prima i fratelli Calì, distillatori di Riposto, sono i famosi distillatori dell'amaro dell'Etna che per sua natura punta sempre più in alta e del mandarino in Sicilia, e questo ve lo consiglio anche ghiacciato, l'amaro dell'Etna di estate è un refrigerio, offrono una bottiglia di amaro dell'Etna a testa a tutti i partecipanti al complesso Edipo Superstar. Simbolicamente me ne do una. L'ho meritato. Grazie, noi siamo commossi, ringraziamo anche i fratelli Calì. Veramente è il primo regalo che ci viene offerto. È il primo regalo che mi viene offerto ed è anche l'ultimo, grazie. Bene amici, un applauso al complesso Edipo Superstar. Miriam, a te l'ultima concorrente. Ulteriore concorrente, ed ultima anche per questa finalissima, è la signora Gina Di Mauro. Signora, su con la vita. Cosa farà ascoltare? L'Edera. Chissà se m'ami oppure no, chi lo può dire? Chissà se un giorno anch'io potrò l'amor capire. Ma quando tu mi puoi sfiorare con le tue mani, avvinta come l'edera, mi sento a te. Chissà se m'ami oppure no, ma tua sarò. Son qui fra le tue braccia, amore, avvinta come l'edera. Son qui, respiro il tuo respiro, son l'edera legata al tuo cuore. Sono folle di te e questa gioventù in un supremo anelito. Voglio offrirti con l'anima, senza mai nulla chiedere. Così mi sentirai, così avvinta come l'edera. Perché in ogni tuo respiro io senta palpitare il mio cuore, finché luce d'amor sul mondo splenderà, finché mi è dato vivere. A te mi legherò, a te consacrerò. Luce d'amor sul mondo splenderà, finché mi è dato vivere. A te mi legherò, a te consacrerò la vita.
Allora, signora, anche questa volta è andata. La signora ha sempre detestato cantare per ultima. Sì. Combinazione, il sorteggio le è sempre stato sfavorevole. Sì. Anche questa volta è capitata per ultima. Veramente, la settimana scorsa per prima. Ah, beh. Prima. Ora o prima o ultima. O ultima. Lei che cosa avrebbe voluto invece? Nel mezzo. Signora, bisogna fare Purtroppo. Un po' i conti. Comunque è andata bene? Ma io sono contentissima. Contentissima perché sono arrivata alla finalissima, quindi è già tanto. Lo credo. È tanto, vero? Certo. Oltretutto, signora, le dirò, sì. Lei ha sempre saputo scegliere canzoni adatte alla sua voce, leggermente. Età non conta più, insomma. Lei ha visto il Belgio in televisione? Sì. Bene. Pensi che c'era un vecchiettino nel Belgio, pelato, con le gambe storte, che gli facevano i massaggi per l'asma prima di cominciare la partita e che soffre di scoliosi, di artrosi e di reumatismi. Questo signore si chiama Van Meer e da solo ha tenuto in scacco, o quasi, tutto il centrocampo della nazionale italiana fatto da ragazzetti pure di 22 anni. E allora che vuol dire? Vuol dire che io mi permetterò di telefonare a Berzotto per trovarle un posto da stopper a lei. Vediamo un po' cosa ha combinato. Bene, vai, andiamo sempre con ridere, va. Anna, che succede? Allora, per l'ultima concorrente abbiamo 67 fiori e 18 pomodori. Grazie. 67 fiori Grazie. E 18 pomodori. Grazie. È stato un piacere averla conosciuta. Tanto per me essere quattro sere insieme a tutti voi, è stata grandissima la cosa per me, grazie. Bellissima veramente. E anche a noi ha fatto piacere lei. Non speravo tanto. Grazie. Fino alla finalissima. Un applauso, signor Di Mauro, veramente. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci carissima. Arrivederci. È così amici. Luci accese. Paillette, abiti strani, abiti scollati, pantaloni, abiti aperti da una parte e chiusi dall'altra, strani atteggiamenti, pagliuzze, trucchi, tutto come una lanterna magica, rutilante, in questi mesi che ci hanno portato dalla prima alla 32esima puntata di Pomofiore. Fra pochi istanti questo studio si spegnerà, ognuno di voi tornerà, di signori del pubblico, tornerà a casa. E qui, spente le luci, ci sarà lo studio vuoto, ma non è vuoto, perché in ogni angolo dello studio una persona sensibile, attenta ai problemi del teatro, questa strana cosa per cui io vivo e che adoro da una vita, si sentirà negli angoli dello studio vuoto una risata, un gorgheggio, l'ansia di un signore timido, l'eco di un applauso lontano, ed è come se la trasmissione continuasse a vivere sospesa nel cristallo del silenzio di uno studio televisivo. Tutto questo grazie a che cosa? Ai vostri televisori aperti con benevolenza sul nostro programma, agli applausi di questi signori del pubblico e all'ansia sensitiva di coloro i quali hanno preso parte al nostro programma.
il mio mestiere, questo essere sempre pronto a dover ridere in ogni momento della mia giornata, scendere da un aereo, salire su un altro, mi ha portato nei posti più lontani del mondo, ma veramente più lontani in senso geografico, l'Alaska, il Sudafrica, la Lucania perfino. Però da domani ricomincia il mio viaggiare interrotto in tutta l'Italia. Ma vi giuro che il mercoledì sera, dovunque io starò, in teatro, in tabareno, in televisione privata o in doppiaggio, in cinema, alle 9:30 del mercoledì sentirò la mia sigla suonata dai ragazzi, i miei amici, e per 5 istanti ricorderò Carlo Grasso, Mario Traina, Orlando Branca, voi, il pubblico e questa città, Giovanni Grasso, che mi ha coperto di regali stasera. E per... e per 5 minuti sentirò il profumo pregnante di gelsomini, di ognina, ricorderò le mani strette durante il mio percorso sulla strada, il sorriso dei bambini di Catania e questa vostra splendida, generosa, affettuosa amicizia. Grazie! Grazie